Io ora apro la pagina dell'alimentazione, se ne è parlato tutta la settimana, ci avete inondato di mail, se ne è parlato in giro, l'igiene e lo spazzolino da denti. Paola Baruffi. Attenzione allo spazzolino da denti. E l'acqua che si forma nel bicchiere, l'avete mai vista? Ma non è che questa roba un po' schifosa ci potrebbe far male? Proviamo a capirci qualcosa in un laboratorio di analisi. Abbiamo portato l'acqua del bicchiere, uno spazzolino usato poco, ma che sta sempre chiuso, uno spazzolino usato un paio di settimane, uno spazzolino usato qualche mese. Iniziamo dall'acqua. Questo è terribile, enterobatteriace. Ecco qui, queste colonie che vedete in rosa rosso, stafilococchi, queste colonie nere, si ha una conta molto alta di coliformi che sono comunque andati a colonizzare il terreno in toto. E passiamo agli spazzolini. Erano abbastanza sporchi, è venuta fuori la presenza di coliformi, una conta che è massiva, se vedi sono tutte colonie, una attaccata all'altra, associate a dei coliformi, potrebbero darmi una diarrea, il vomito, in alcuni casi anche febbre. Questo è quello usato poco? Usato poco. Un paio di settimane. E si vede perché in effetti non si ha nessun tipo di crescita. Lo spazzolino bianco, che è il comune spazzolino che si porta in borsa o in viaggio, è risultato essere il più sporco, coliformi, lieviti, stafilococco aureus, sì. Inoltre è risultata la presenza dello pseudomonas, un batterio che in associazione quindi ad altri tipi di batteri va a causare una dissenteria, un dolore allo stomaco o nei casi più gravi quindi a della febbre. In questo caso, quindi, con lo spazzolino verde e con lo spazzolino bianco, credo che sia meglio non lavarli. Mamma mia, allora diamo il benvenuto a Emanuela Bertucci, avvocatessa ADUC. Buonasera, bentornata. La dottoressa Deborah Rasio, nutrizionista e ricercatrice alla Sapienza. Buonasera. Allora, dottoressa, se ne è parlato tutta la settimana. Martedì lei ci aveva spaventato sui batteri del nostro spazzolino, ma fa più impressione di quanto fa male. Sicuramente sì, perché normalmente siamo immunocompetenti e quindi riusciamo a difenderci, però quel consiglio valido che avete dato di lasciare lo spazzolino aperto all'aria, noi lo dobbiamo riproporre anche per la casa. Quello che è importante sapere è che le nostre case devono essere ventilate, dobbiamo sempre aprire le finestre, perché normalmente l'inquinamento dentro la casa è 4 volte maggiore rispetto a quello presente nel crocevia di una strada trafficata di Milano. Quindi dobbiamo sempre capire che tutto quello che noi portiamo dentro sono contaminanti che rimangono, ma se apriamo le finestre usciranno fuori. Andiamo per ordine, alimenti, iniziamo dal prosciutto cotto, sappiamo quello che mangiamo. Paola Baruffi. Fanno lievitare gli impasti, rendono i prosciutti cotti più compatti, i formaggini più cremosi, i pesci più tonici, insomma, sono magici e si chiamano polifosfati. Ma quando qualcuno fa una magia per te, vuole qualcosa in cambio. Hanno la capacità di sequestrare ioni importanti per la salute umana, come lo ione calcio, lo ione ferro, lo ione magnesio. Una loro ingestione, se in dosi eccessive, potrebbe portare a osteoporosi, anemia. E pensare che sono soprattutto nei formaggini e in molte merendine spesso sponsorizzate come ricche di calcio. I bambini, gli anziani, donne in gravidanza, donne in allattamento che hanno un fabbisogno superiore sia di ferro che di calcio, cercare di utilizzare i prodotti non pretrattati, non prelavorati, precotti. Ma spesso sono anche in prodotti apparentemente non lavorati, filetti di pesce, gamberi sgusciati. Attenzione all'etichetta. E 450, 451 e 452 sono tutti polifosfati, che però hanno insospettito l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che li ha messi sotto esame. Intanto che loro decidono, noi ce li mangiamo. Non è sicuro che non facciano male? Non è sicuro, perché non ci sono prove ancora sufficienti. Del resto, se sono oggetto di una rivalutazione, un motivo ci sarà. Avvocato Bertucci, quello che colpisce è che siano praticamente dappertutto. Sì, soprattutto nel pesce, io non parlo ovviamente dei profili nutrizionali,
Però ecco, noi non sappiamo che quando compriamo il pesce congelato, molto spesso compriamo i polifosfati che ci sono dentro, che vengono utilizzati perché in questo modo il pesce trattiene più acqua, quindi pesa apparentemente di più. Poi andiamo al supermercato e noi compriamo acqua al prezzo di pesce. Questo è incredibile, dottoressa Lazio, ma ci dice quali sono i rischi e dove li troviamo? Oltre a quelli che abbiamo visto ben descritti, quindi di un'osteoporosi, i rischi forse veramente più inquietanti di questi polifosfati sono rappresentati da una tossicità cardiovascolare. Abbiamo sempre saputo nei malati di insufficienza renale cronica che più elevati erano i livelli di fosfati nel sangue, maggiore era la mortalità. Adesso questo dato si è spostato anche nella popolazione sana. Avere livelli elevati, anche se normali, di fosforo nel sangue ci aumenta il rischio di malattie cardiovascolari. Il meccanismo oggi è chiarito e si è visto che questi polifosfati, che vengono assorbiti molto rapidamente, hanno un effetto proprio di alterare la funzione endoteliale, che è la capacità delle arterie di rilassarsi, e creano calcificazioni arteriose che sono prodromiche alle malattie cardiovascolari. Quindi veramente attenzione, soprattutto per i bambini, perché la maggior parte di questi prodotti noi li ritroviamo in alimenti dedicati alla prima infanzia o ai bambini e agli adolescenti. Quindi veramente attenzione, perché il dato è inquietante e per questo è in via di valutazione da parte dell'EFSA. Attenzione bambini, non solo quando parliamo di questi cibi, ma ad esempio anche quando parliamo di pane in cassetta. Nicole Di Giulio. Dopo un giorno il pane fresco è così duro che non si spezza nemmeno. Il pane in cassetta invece si conserva soffice e fresco per mesi. Il pancarello utilizzate? Dove serve? Nei ripieni, nei panini, per il toast. Sì, per la merenda a scuola. Qual è il segreto del pan carré? C'è un odore fortissimo di alcol. È molto forte in questi prodotti confezionati. È lo stesso odore più o meno che riusciamo a sentire quando apriamo una bottiglia di alcol alimentare. Questo è un pane trattato con alcol, è utilizzato perché ha un'azione fortemente antimicrobica. Può avere effetti sulla salute, effetti negativi? Beh, intanto abbassa il livello di sazietà, poi rendendolo molto molto morbido anche. Quando noi lo andiamo a mangiare quasi si scioglie in bocca. Ce l'ho perché a loro piace, specialmente con la cioccolata oppure col prosciutto. E già, piace tanto ai più piccoli che lo mangiano a colazione o a merenda. In molti lo usano anche come sostituto del pane per la sua leggerezza. Ma è un alimento sano? Questi tipi di pane sono ricchissimi di zuccheri, sono ricchi di sale, sono ricchi di grassi, quindi possono creare una sorta di dipendenza da cibo. Consumando alimenti più grassi aumenterà il problema del sovrappeso, l'aterosclerosi e ovviamente quindi anche un aumento di diabete e via dicendo. Dottoressa Lazio, colpisce che diano dipendenza. Sì, la danno perché il fatto che non li mastichiamo e che si sciolgano rapidamente nella bocca ci predispone a consumarne di più. Poi il pericolo è che hanno un altissimo indice glicemico, sono più assomiglianti allo zucchero che a delle farine. Quindi noi abbiamo sostituito un alimento chiave della nostra alimentazione, che è il pane, che dovrebbe provenire da farine integrale con una lievitazione naturale, con un alimento ricco di chimica, perché ci sono tanti miglioratori delle farine in questo pane che non vediamo, che non vengono riportati in zucchero. Il punto è che questo è un mercato enorme, no? Quello dei panificati, diciamo. Come si riconosce quello che è fresco da quello che non lo è? Il mondo del panificato è, il pane, come diceva la dottoressa, è l'elemento base della nostra alimentazione. È acqua, lievito, sale e farina. Eppure ci ritroviamo un mondo di panificati a prezzi molto alti, fondamentalmente perché siamo pigri, perché non è tanto più buono, è molto più comodo perché dura di più, quando invece magari appunto il pane da un giorno all'altro si rovina. Quindi molto facilmente. Quindi responsabilizzarsi e scegliere con attenzione e oculatezza. C'è qualcosa in cui pure si può fare a meno magari? Le patatine, Nicole Di Giulio. Lei le mangia spesso le patatine? Purtroppo sì. Purtroppo perché fanno male, fanno ingrassare, però sono buonissime. 2 o 3 volte alla settimana. Un pacchetto intero? No, beh, pacchettini piccolini. Voi lo sapete che cosa c'è spesso dentro le patatine fritte? No. E già, quando le mangiamo pensiamo che siano semplicemente delle patate fritte, come quelle che facciamo a casa. Ma cosa si nasconde veramente nelle patatine? Farina di patate, poi della fecola di patate, siero di latte.
latte, farina di mais, dello zucchero, l'estratto di lievito, gli aromi e poi il sale. Questa amalgama viene poi cotta a una temperatura di 180 gradi. In questo caso, tra gli ingredienti, la patata non c'è. Se quindi in molti casi nelle patatine è assente l'ingrediente che dà nome al prodotto, il loro gusto è comunque assicurato dagli aromi e soprattutto da tanto sale. L'eccesso di sale, appunto, è il motivo per cui non riusciamo a smettere di mangiare una patatina dietro l'altra. È un po' come se mangiassimo delle cucchiaiate di sale. Esatto, almeno un paio di cucchiai di sale in 100 grammi di patatine. E poi per renderle croccanti ci sono i grassi saturi e gli additivi che le trasformano in qualcosa di assolutamente irresistibile. Forse per questo continuiamo a mangiarle, anche se ci fanno male. Tu le mangia? Devono togliermele davanti, direttamente. Avvocato, ci dice cosa dobbiamo cercare nelle etichette? Dobbiamo cercare le indicazioni nutrizionali. Tutte le persone intervistate dicevano sì, so che fanno male ma sono così buone. E in tutti questi pacchetti più o meno ci sono le indicazioni nutrizionali. Grassi, zuccheri, sali. Però non sono, secondo me, facilmente comprensibili per noi o comunque non sono un'indicazione immediata. In Inghilterra utilizzano un sistema che è stato dibattuto anche recentemente in sede di Unione Europea e contrastato dall'Italia per altre ragioni, dei semafori alimentari sulle etichette, per cui rendono le indicazioni nutrizionali estremamente chiare. Se è verde è una quantità consentita rispetto all'apporto giornaliero, se è gialla fare attenzione, se è rossa assolutamente no. Può essere forse questo un metodo utile? I simboli immediati sono sempre quelli che arrivano prima. Dottoressa, ma ci sono anche patatine che hanno davvero la patata dentro? Sì, ma non per questo fanno meno male, anzi, noi dobbiamo sapere che questi prodotti sono studiati a tavolino dall'industria perché creino dipendenza, quindi la concentrazione di sale e di grassi è tale da eccitare delle aree del sistema nervoso centrale che sono le stesse che sono coinvolte nella dipendenza da marijuana o da altre droghe. Ma il problema è molteplice, perché da una parte abbiamo alimenti ad altissimo indice glicemico che ci stimolano l'insulina, non solo ci fanno ingrassare ma ci predispongono a malattie cardiovascolari, l'eccesso di sale idem, la presenza di grassi ossidati altrettanto, ma poi l'ingrediente segreto che non è riportato in etichetta ma che si genera durante la cottura di questi alimenti, che è l'acrilammide, che è una sostanza cancerogena e nociva per il sistema nervoso centrale, è talmente pericolosa che le sue concentrazioni nell'acqua sono monitorate e non possono superare lo 0,1 microgrammi, diciamo litro, in questi alimenti noi li troviamo fino a 1000 microgrammi chilo, quindi 5 ordini di grandezza superiore, la comunità europea sta indagando, però noi nel frattempo come ci possiamo proteggere? Non mangiamoli. Intanto quello è sempre sicuro. Anche un altro modo, scegliere gli alimenti non basandoci sulla bellezza dell'alimento stesso. Vi fa vedere cosa succede con le noci, Emanuela Pendola. Lei lo sa che a volte le noci possono essere sbiancate con la varechina? Mai sentito? No, non lo sapeva. Ecco, non tutti lo sanno. Le noci appena raccolte sono scure e macchiate, ma quelle confezionate arrivano sui banchi del supermercato dopo essere state sbiancate chimicamente. Professore, qui leggo noci California con ipoclorito di sodio. Sì, l'ipoclorito di sodio è la normalissima candeggina, varechina. Questo è il modello del sale da cucina. Un atomo di cloro, un atomo di sodio, cloruro di sodio. Quando ci si aggiunge un altro atomo di ossigeno, che di per sé stesso non sarebbe dannoso, questo complesso che si viene a creare è invece tossico. Il gheriglio, la parte che mangiamo, non dovrebbe essere raggiunto dalla varechina, almeno in teoria, perché non possiamo essere certi che non ci siano gusci rotti o forati. Ho due noci in mano. Se gliene volessi offrire una, lei quale sceglierebbe? Questa? Perché? Perché mi sembra più cicciotta, diciamo. Questa più chiara, perché questa di solito è sempre marcia, poi... D'altronde anche l'occhio vuole la sua parte, ma la varechina la mangereste? L'ipoclorito di sodio è una sostanza estranea alla nostra dieta alimentare e quindi può provocare delle intossicazioni o nei casi peggiori che ci siano delle intolleranze o addirittura delle allergie e delle patologie ancora più gravi. Avvocato, quello che diceva prima la dottoressa, no? Che addirittura puoi essere indotto a una dipendenza, è tutto possibile per i grandi distributori? I consumi nostri, quanto sono determinati dalle scelte di altri? Con la pubblicità tantissimo, il fatto che si scelga al supermercato la noce chiara senza sapere o senza pensare al fatto che la noce esce dal mallo scura e che molto spesso questi prodotti vengono utilizzati anche perché magari le noci vengono raccolte troppo presto e quindi il mallo si toglie difficilmente. Sì.
ci racconta di quanto siamo poco attenti e condizionati dalla pubblicità. La mela verde bella e con un verde lucido ci ispira a un alimento più salutare. Invece magari non è così. Ecco, poi spero effettivamente che tutti questi prodotti non penetrino all'interno del griglio, anche se ogni tanto aprendo le noci se ne trova qualcuna, e più c'è la parte di sotto, no, che in genere è già bucata. Dottoressa, vi faccio vedere un altro errore che commettiamo noi: scegliere in base alla nostra, come diceva prima, pigrizia o comodità. Le zuppe pronte, Raquel Alvarez. Non mi posso fermare un momento, guarda che ti faccio vedere. Questo è semplice, lo buco, lo metto nel microonde, preferisco mangiare questo che mangiare quotidianamente i panini. Buon appetito. Sono tante le persone che come Massimiliano tra i cibi precotti scelgono le zuppe. Quello delle minestre pronte è un comparto che offre un'ampia scelta, ma davvero sono tutte meglio del panino? Grasso di palma, qui c'è il glutammato monosodico, c'è anche lo zucchero, c'è lo sciroppo di glucosio. Quindi in realtà a livello nutrizionale è come se stiamo bevendo un bicchiere di Coca-Cola. Per quanto riguarda invece quelle in scatola, la cosa importante è ricordarsi di portare ad ebollizione la zuppa per scongiurare, anche se remoto, il rischio di botulino. E attenzione agli additivi nei prodotti liofilizzati. Queste sono verdure dove è specificata una porzione di verdure pari al 2,5%, mentre invece non sono specificate le quantità degli additivi alimentari. E questo, per esempio, sarebbe utile da sapere per conoscere l'effetto sulla propria salute di quante volte al giorno o quante volte alla settimana potrei mangiare un prodotto del genere. Dottoressa Razzi. Ma allora, come aver potuto trasformare un alimento che da sempre era simbolo di salute come una zuppa in qualcosa che non appartiene più all'alimentazione, perché c'è talmente tanta chimica dentro che oramai veramente non ha più il ricordo di ciò che era? Io direi che dobbiamo renderci conto che pensare a quello che mangiamo è importante, quindi non possiamo immaginare che con 2 minuti ho risolto il pranzo, bisogna pensarci. Allora molto meglio un'insalata che almeno è fresca, non è precotta, non contiene sale, additivi vari e sicuramente veloce uguale ma più sicura. Certo, anche l'insalata, c'è quella prelavata, Emanuela Pendola. Ricca di acqua, vitamine e sali minerali, l'insalata è un alimento fresco e dietetico. Per praticità c'è chi compra quella già pronta per il consumo, sigillata in una busta di plastica. Abbiamo messo l'insalata all'interno di un contenitore e coperto con una calotta che simula la condizione in cui l'insalata si trova all'interno della busta di plastica. Si può vedere che l'insalata, ovviamente essendo carnosa, contiene al suo interno un liquido che evapora e che si ricondensa sulla superficie fredda che circonda l'insalata. Quest'acqua è quella che ospita batteri e favorisce la proliferazione dei germi. Per vedere di che batteri stiamo parlando, abbiamo fatto analizzare delle buste di insalata e non superano i valori microbiologici previsti dalla legge europea. Ma al supermercato bisogna comunque scegliere con cautela i prodotti. Quando si sceglie la busta di insalata dal bancone, bisogna fare attenzione che non ci sia un'eccessiva condensa all'interno, come in taluni casi effettivamente si vede, e che la busta non sia troppo gonfia, perché quella potrebbe essere un indice, una spia, che si sono sviluppati dei gas a causa della fermentazione batterica che hanno riempito la busta stessa. Bertucci, in che misura noi invece dobbiamo far leva sul rapporto qualità-prezzo quando acquistiamo queste cose? Ma riflettiamo sul fatto che un chilo di insalata da lavare, questa grandissima e faticosissima attività del lavaggio dell'insalata, costa decisamente meno. Oggi c'era su un quotidiano nazionale una bella e interessante riflessione di un giornalista americano che si occupa di alimentazione, che faceva questo parallelo che mi ha colpito molto. Passiamo molto meno tempo a cucinare, qui non si tratta neanche di cucinare ma di lavare di insalata, e tantissimo più tempo a guardare in TV show di intrattenimento che si occupano di cucina. Ecco, abbiamo scollegato, abbiamo veramente scollegato quella che è un'attività normale, ordinaria, e lo è sempre stata, e fondamentale sia a livello individuale che pubblico, facendola diventare per la pigrizia molto più show e molto più cibi pronti. Ci dimentichiamo che non ci nutre l'industria, ci nutre la natura.
Dottoressa Razio, quello che viene in mente però è che magari la lavano meglio loro nelle industrie che non noi a casa, può essere? Purtroppo è vero, ma questo è anche controproducente, perché il fatto che l'insalata venga lasciata nell'acqua con cloro per ridurre la formazione di batteri, in realtà fa sì anche che le vitamine idrosolubili, che sono quelle che si sciolgono in acqua, e tanti minerali vadano dispersi nell'acqua, e quindi noi ci ritroviamo un prodotto che qualitativamente è inferiore a quello originale. Il mondo delle muffe. Paola Baruffi. Bianche, verdi, verdine, filamenti grigi, vellutino peloso. Tutte le forme della muffa che può abitare nel nostro frigorifero. Vasetti abbandonati, fragole vecchie di qualche giorno, formaggi dimenticati. Se proprio una volta ripulito lo vogliamo consumare, meglio cotto. La cottura sicuramente va a distruggere le spore che sono rimaste. Perché anche se non le vedo, ci sono, me le mangio. Esatto, sì, esatto, me le mangio. Insomma, queste spore contaminano tutto l'alimento. Ci sono anche se non le vedi. E così magari compri un formaggio che sembrava buono e dopo mezza giornata nel tuo frigo lo trovi così. A livello della vendita l'hanno tolettato, cioè ripulito. Vuol dire che mi hanno fregato al supermercato. Vuol dire che sì, l'alimento era comunque già, inizialmente era già contaminato. Non sempre le muffe sono pericolose, ma non potendo portarle in laboratorio ogni volta, meglio non rischiare, perché il gioco non vale la candela. Tutte le tossine che sono dei metabolismi secondari delle muffe sono cancerogene, o alcune sono, diciamo, probabilmente cancerogene per l'uomo. Allora, partiamo dai consigli pratici, Bertucci. Sì, sicuramente non comprare grandi quantità e grandi confezioni, le confezioni famiglie dei vari prodotti, perché spesso sono vendute a un prezzo più basso, però chiaramente ci vuole molto più tempo per consumarle, quindi giacciono in frigorifero per tanto tempo. Poi penso ad una zucchina che invece al contrario è nel mio frigorifero, indefessamente lì da più o meno un mese, immobile e uguale a se stessa, ed è parimenti inquietante rispetto alle muffe. Molto di più probabilmente. Dottoressa, andiamo fuori casa, partiamo dal caffè al bar. Nicole Di Giulio. Quanti caffè prende al giorno al bar? Un bel po'. 5-6. Lei? Io di più, una decina. Il rito dell'espresso al bar è qualcosa di cui non si può fare a meno. Ma come va fatto il caffè perché sia buono e soprattutto sano? Rimuoviamo il nostro portafiltro, eliminiamo il fondo all'interno e puliamo bene il filtro per andare a eliminare tutti i residui di caffè esausto. A questo punto andiamo a fare il famoso spurgo. Serve per andare ad eliminare residui che sono rimasti all'interno del nostro gruppo erogatore. Operazioni che andrebbero fatte tutte le volte che si prepara un caffè, semplici regole che quasi nessuno segue. L'ha pulito il filtro? No. E invece lo spurgo? Non lo faccio. La pulizia del filtro? Il marito la fa, il marito della mia titolare, alla sera. Insieme all'acqua sporca, nella nostra tazzina finiscono così anche residui di caffè bruciati più e più volte nell'arco della giornata. Il caffè esce migliore quando c'è un po' di caffè nel filtro. Un falso mito, perché in realtà questi residui nel filtro peggiorano il gusto dell'espresso e ad alte temperature possono generare composti dannosi per la salute. Dei composti furanici e poi dell'acrilammide. Queste sono due sostanze tossiche, anche definite già dallo IARC come probabilmente cancerogene. Sostanze che ci beviamo tutte le volte che prendiamo un caffè fatto male. Dottoressa Rasi, intanto quello colpiva, 10 caffè al giorno, poi alla fine siamo in tanti a prenderne tanto, no? Io mi auguro che quei 10 caffè siano stati senza zucchero, perché altrimenti se ci associamo anche 10 cucchiaini di zucchero è un bel problema. Però diciamo, attenzione al caffè, nel senso è una bevanda che ha molti lati positivi, per esempio è ricca di antiossidanti ed è veramente virtuosa per il fegato, tanto da essere considerata un farmaco. Chi soffre di malattie al fegato, chi ha infiammazioni, epatiti, cirrosi, dovrebbe bere caffè, perché si è visto che questo rallenta l'evoluzione della malattia. Anche bene per gli anziani, che tendono ad avere un pochino un rallentamento cognitivo, e questo effetto nervino tonico del caffè sicuramente è uno stimolo utile. Viceversa, attenzione nei giovani. Per esempio, tante bevande energizzanti contengono caffeina, che invece è in grado di dare uno stimolo eccessivo, può creare ansia, attacchi di panico, tachicardia, e chiaramente anche controindicata in gravidanza, perché passa la barriera, certo, della placenta ed entra, e quindi fa gli stessi effetti nel bambino. E attenti quando li prendete nella macchinetta. Paola Baruffi.
pacchetto di cracker, un caffè veloce per tirarsi un po' su senza andare fino al bar e magari tu, prima di prendere le patatine, ti sei pure lavato le mani. Ma le macchinette le avranno pulite bene? O pulite almeno un po'. Se magari la macchinetta è nella stazione, comunque lì L'hanno sporco. Toccata in molti, c'è anche una bella contaminazione. Dovremmo fare attenzione a ciò che portiamo vicino alle labbra, solo questo. Se la macchinetta è sporca, lo sporco te lo mangi. E se la macchinetta è in queste condizioni, bisogna fare molta attenzione. Colombio, topi, luoghi come questi all'aperto potrebbero in qualche maniera insudiciare proprio queste macchinette, quindi potrebbero essere anche un veicolo di agenti patogeni. E poi c'è il problema della temperatura. Se la macchinetta è all'aperto e ci batte il sole sopra, sono guai. Quest'acqua dove c'è lo zucchero e il caffè, cioè diventa un materiale organico che a temperature elevate può andare in decomposizione e diventa una sorta di terreno nutritivo per i microorganismi. Per non parlare delle polveri di tè, caffè e cioccolato. E siamo in un ambiente in cui sicuramente si può esplodere la presenza delle micotossine e quindi quelle possono essere un grave problema per la salute del consumatore. Bertucci, che impressione le fa? Ma niente più macchinette, o comunque macchinette soltanto magari in posti in cui c'è tanto ricambio perché sono molto utilizzate, magari con gli uffici, e allora in ambienti chiusi, e allora lì può esserci forse un po' più di controllo, oppure la rinnovazione, diciamo, dei caffè, delle varie bevande. Aiuta un po' perché lo usano tutti, un po' perché probabilmente esatto. Qualcuno pulisce, qualcosa è un po' meglio, diciamo. Dottoressa, però sono anche nelle scuole. Sì, soprattutto poi quelle delle merendine, e anche lì l'offerta è veramente scadente mediamente, ci sono solo prodotti che fanno male. Io direi che dobbiamo un attimino ripensare all'idea che se al massimo non riusciamo a preparare un pranzo, però quantomeno pensiamo di portare uno spuntino specialmente per i nostri figli, e quindi mettergli un frutto, due noci, magari non trattate, è molto meglio. E poi c'è sempre la soluzione a leggere l'etichetta, ad esempio i succhi di frutta, Nicole Di Giulio. Usa i succhi di frutta? Sì, li utilizzano a merenda soprattutto quando devono andare a fare sport. Soprattutto a merenda oppure a merenda a scuola. Ce ne sono di tutti i tipi e di mille gusti e sono considerati una bevanda sana e genuina. Ma quelli che conosciamo come succhi di frutta sono tutti uguali? In tutti c'è la stessa quantità di frutta? Abbiamo i succhi di frutta a 100% frutta, poi abbiamo i nettari o la polpa di frutta che contengono invece una quantità minore di frutta che varia dal 30 al 50% e una terza categoria rappresentata dalle bevande a base di frutta che contiene il 12%. Per il resto è acqua e zuccheri aggiunti. In alcuni casi quindi la frutta è solo un miraggio e bisogna saper scegliere cercando di evitare aromi, conservanti e soprattutto gli zuccheri aggiunti. Preferisco dare una centrifuga naturale. Ma attenzione, anche se la frutta nel nostro bicchiere è tanta, sempre meglio mangiarla che berla. Tutte le tipologie di succhi di frutta, anche quelli 100% frutta, sono andati incontro ad un processo chimico che ha ridotto notevolmente la quantità di sostanze nutritive. Quindi troviamo pochissime o nulle la quantità di vitamine, di sali minerali e di enzimi che invece originariamente erano presenti nel frutto. Eppure, dottoressa, quando noi siamo sempre al sicuro quando ai ragazzini diamo prenditi un succo di frutta, non fa bene. È la peggiore forse di tutte le merende che possiamo pensare per i nostri bambini, anche se il succo di frutta contiene 100% frutta, perché quello che non tutti sappiamo è che il fruttosio di tutti gli zuccheri è il più pericoloso, è in grado di indurre tossicità a livello epatico esattamente come fa l'alcol. E oggi noi abbiamo un problema su scala mondiale di epatotossicità, cioè di steatoepatite non alcolica, che porta a cirrosi e porta a trapianti di fegato, non nell'etilista cronico, ma in bambini, adolescenti, giovani che consumano l'eccesso di fruttosio presente nei succhi di frutta, nelle bibite zuccherate e in tante merendine. Avvocato, leggere le etichette a questo punto è il minimo che si possa fare. E cercare di scegliere quanto più consapevolmente possibile. Siamo bombardati da pubblicità anche di bevande, ma non solo. E molto spesso sono loro a scegliere noi, anziché noi a utilizzarle come strumento di scelta insieme alla lettura delle etichette e inevitabilmente anche insieme ad una conoscenza che ci rendiamo conto, vedendo questi servizi, nella maggior parte di noi manca. È come se ci avessero dato una macchina molto potente con però scarsissime capacità di guida. È un argomento che sottovalutiamo, diciamo, va bene, basta quello che sappiamo, la tradizione familiare, invece
supermercati pieni, ci sono i supermercati pieni di tantissimi tipi di prodotti, eppure noi non abbiamo gli strumenti per poter scegliere con la nostra intelligenza. Torniamo a casa, avevamo detto l'importanza di tenere, di far passare l'aria, di aprire. Guardate gli acari, lo sappiamo, Raquel Alvarez. Una volta, non molto tempo fa, si spalancavano le finestre della camera da letto e si stendeva la biancheria al sole. Oggi, che il tempo non c'è e lo spazio nemmeno, per debellare gli acari bisogna chiedere aiuto alla tecnologia. Gli acari, i loro escrementi, muffe, funghi e batteri, vengono risucchiati verso l'alto. Vede, scaglietti di pelle che loro si sono mangiati e poi hanno fatto i loro escrementi. Mamma mia, è tremendo! Il problema sono proprio gli escrementi che rilascia in questi tessuti. Queste feci contengono sostanze irritanti che inducono le manifestazioni allergiche. Anche le cimici minacciano di tornare nei nostri materassi come ai tempi del dopoguerra. Ora che viaggiamo di più, il cosiddetto parassita del viaggiatore dal luogo di vacanza o dall'albergo dove si alloggia arriva a casa, il più delle volte proprio nella valigia. Questa è una cimice adulta, la zecca dell'uomo. Questa è l'immagine di un materasso infestato da cimici. Le cimici pungono le persone per succhiare il sangue quando sono nel letto e dormono. Questo che è? Sono cimici morte, schiacciate, con del sangue rimasto attaccato. Negli ultimi 4-5 anni la problematica della cimice da letto per noi disinfestatori è nettamente aumentata. Avvocata, anche l'educazione domestica una volta era in voga, no? E anche quella forse l'abbiamo un po' persa. E il ragionamento che faceva prima la dottoressa, cioè areare i locali, areare i materassi, utilizzare anche delle copertine per proteggere e quindi creare uno strato fra noi e loro, e comprare dei materassi che hanno delle istruzioni chiare sulla manutenzione, così come stesso discorso anche vale per i cuscini, cioè avere, acquistare materiale del quale sappiamo poi come gestirlo, come trattarlo e come mantenerlo. E come evitare di finire in l'angolo. Dottoressa Razzi, io le chiederò, nell'ultima parte ci spostiamo sempre sul come convivere con tutto quello che abbiamo visto. Le chiederò come si convive con germi e batteri, ma prima dobbiamo ripassare per la stanza da bagno con Raquel Alvarez. Queste sono le cromature, devono essere sempre belle lucide come questo, non ci deve essere mai il calcare, i tappi devono essere puliti e dentro la doccia ugualmente si lavano tutte le pareti, compresa il cipollone della doccia, che è la parte più importante, perché purtroppo porta la legionella, porta tanti problemi. Infatti, cosa succede se lasciamo il calcare accumularsi? Questa incrostazione ostruisce in parte anche i pori di uscita dell'acqua, quindi l'acqua esce sotto pressione e forma facilmente un aerosol. Se la rete idrica è contaminata o fortemente contaminata da legionella, nella diffusione, nell'aerosol vengono veicolate anche questi microrganismi che possono essere inalate dalla persona e quindi indurre eventualmente un episodio di infezione. Quello è il rischio più grave, ma in un normalissimo bagno come quello della signora Tecla, siamo al sicuro? La sporcizia ovviamente si insidia un po' ovunque. Questi sono detriti di calcare, di ferri, delle tubazioni, mentre da quest'altra parte si formano muffe e calcare. Lo troviamo poi nel nostro spazzolino, sul nostro viso, quindi andrebbero tenuti sicuramente puliti. Dottoressa Razzi, allora cosa facciamo? Dobbiamo vivere in ambienti sterili? Assolutamente no. Anzi, in realtà abbiamo scoperto questa teoria incredibile, che è la teoria dell'igiene, e ovvero più viviamo in un ambiente senza batteri, più il nostro sistema immunitario, che non si allena a combattere nemici esterni, comincerà a reagire contro antigeni propri e quindi le malattie autoimmuni, le allergie come l'asma, le riniti allergiche, reazioni cutanee, sono molto più frequenti in chi vive in ambienti molto puliti. E si è visto che, per esempio, se abbiamo un bambino con l'asma, portiamogli dentro casa un cane, avere un cane vuol dire avere sporcizia dentro casa, perché la porta, ma in questo modo i sintomi dell'asma del bambino verosimilmente miglioreranno. Allora, grazie alla dottoressa Razio, grazie all'avvocato Bertucci. Noi, come sempre, a fine del nostro percorso cerchiamo la via d'uscita.